Scalare l'Everest, impresa difficile ma non impossibile, però installare una stazione di monitoraggio a 8000 metri d'altezza potrebbe risultare ancora più complicato. Anche se Share Everest, il progetto promosso da Everest K2 CNR, è già riuscito nell'impresa nel 2008 mettendo a punto la stazione di monitoraggio meteorologico più alta del mondo, sul colle sud dell'Everest, sempre e comunque all'insegna del rispetto dell'ambiente. Questa postazione è stata la prima a rilevare a terra la pressione atmosferica a 8000 metri e ha fornito dati in tempo reale per mesi sull'atmosfera a quella quota. Dall'installazione sono passati 3 anni, perciò si è resa necessaria un'operazione di aggiornamento e manutenzione. Così sta per partire Share Everest 2011. Share Everest 2011, cosa cambia rispetto al 2008? Cambia che c'è tecnologia aggiornata, quindi abbiamo fatto tesoro dell'esperienza del 2008, guardando un attimo anche i risultati per il periodo che ci è stato concesso, che la stazione ha funzionato, e abbiamo ottimizzato un po' il sistema sotto diversi punti di vista, scientifico, di ricerca, ma anche tecnico, funzionalità delle batterie, ottimizzare un po' questi aspetti che sono importanti. Qual è l'obiettivo della missione? L'obiettivo della missione è duplice, da una parte questo alpinistico, che è quello di andare a installare la stazione meteo, ed è sicuramente un aspetto importante perché anche un'attività fisica di questo tipo, 8000 metri, non è scontata. Dal punto di vista più scientifico l'obiettivo riguarda sicuramente il potere installare strumentazione in grado di fornire informazioni particolarmente preziose dal punto di vista meteorologico, utili per studiare sia aspetti a scala, diciamo, regionale, locale nell'ambito Everest, ma anche a scala molto più ampia, a scala globale. Una scalata all'insegna del rispetto dell'ambiente, si salirà senza ossigeno? Noi in questa missione abbiamo due obiettivi principali, il cui primo ha la priorità rispetto al secondo, cioè quello di andare a riparare la stazione meteorologica a Colle Sud ad 8000 metri per conto appunto del Comitato Everest K2 CNR e diciamo dell'Italia stessa. In quella circostanza noi lavoreremo con l'ausilio supplementare di ossigeno, perché a 8000 metri, che siamo già oltre la deadline, quindi la zona della morte, è importante che comunque noi possiamo effettuare il nostro lavoro nel massimo della sicurezza possibile, comunque in un ambiente estremo come quello dell'Everest. Nella fase successiva invece, in cui cercheremo, sperando che le condizioni meteorologiche ci diano l'opportunità, di tentare invece la scalata dell'Everest, per me sarà la seconda volta, ma sarà la prima senza ausilio supplementare di ossigeno. Il progetto Share conta già 16 stazioni ad alta quota, ma l'obiettivo è monitorare tutte le montagne del pianeta Terra, le quali costituiscono un punto di osservazione privilegiato per i cambiamenti climatici globali, fornendo informazioni attraverso fenomeni come la modificazione della biodiversità, il ritiro dei ghiacciai montani e i cambiamenti nel bilancio idrologico stagionale, che possono avere conseguenze sulle maggiori fonti di acqua del mondo, come riportato in una risoluzione dell'ONU del 2008. Perché le montagne costituiscono un punto privilegiato d'osservazione? Le montagne sono un punto privilegiato d'osservazione perché innanzitutto soffrono più di altri ambienti quando il clima cambia, quando ad esempio la temperatura cresce. Al tempo stesso sono un punto privilegiato perché funzionano un po' come degli indicatori, dei barometri. Quando la montagna soffre vuol dire che non siamo messi troppo bene, ecco, quindi sono delle prime sentinelle, come ci piace un po' definirle, su quello che sta succedendo al clima. La spedizione Share Everest 2011 è un'iniziativa Everest K2 CNR nell'ambito delle celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia, in collaborazione con MIUR e CNR. Il progetto Share rappresenta nel mondo l'eccellenza italiana nella ricerca scientifica. Infatti il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nel 2008, in occasione della partenza della prima spedizione verso la punta più alta del mondo, diceva: l'impresa alpinistico-scientifica di Share Everest riempie di orgoglio, fa onore all'Italia e regala una speranza di salvezza al pianeta Terra. L'Italia è evidentemente orgogliosa di poter essere rappresentata in questo progetto che nasce in Italia, che ha evidentemente una matrice italiana, ma che coinvolge
non solo il CNR e tutte le sue potenzialità, 60 ricercatori italiani, ma anche molte altre realtà, dall'INGV all'ENEA, passando per molte università italiane che sono state coinvolte. Cosa si prova sul tetto del mondo? Beh, io che ci sono già stato nel 2004 posso dire che ci sono veramente 10 minuti di estrema felicità, perché non possiamo concederci tanto tempo in quelle altissime quote, perché il nostro organismo comunque si deteriora, perché c'è veramente carenza di ossigeno a quelle quote, si riduce dell'oltre un quarto della pressione normale a livello del mare, per cui potete immaginare in che condizioni noi siamo in quella situazione.